Ciao, due discepoli corrono verso la tomba. Uno fa passare l'altro, arrivano e cosa vedono? Oppure cosa non vedono? Perché Petro vede lenzuola e le bende e cosa? Ma questo che ha fatto lui passare, Giovanni, dice, ha visto e creduto. Perché vedere le cose e vedere queste che non ci sono, queste che sono perché non sono, e non queste che sono. Questo Vangelo insegna a noi che questo che si apre davanti ai nostri occhi non è fine della storia, non è tutto, che dobbiamo imparare a guardare con sguardo spirituale come fa Giovanni. E questo anche in lingua greca è espresso con due verbi diversi che riferiscono a vedere, ma una è vedere più profondo con altra prospettiva, per cui lui ha visto che questo che non c'è significa che c'è tanto più, quindi che Cristo è risorso. Lui ha questo capito, che la morte è vinta. E quindi quando vedi che nella vita tutto è rotto, tutto non va e sei depresso, quante cose non sono fatte, non hai fatto, hai perso, c'è altro sguardo per questo, di quale dobbiamo ricordarsi. Grazie.